come io, di fatto, concretamente, vedo al posto della decina una realtà, la realtà spirituale, mia però, mia, che loro semplicemente mi proiettano la mia realtà spirituale. Chi sono io? Mi proiettano loro. Come io vedo la mia neshama, mia, la mia decina, la mia neshama, in forma reale, veritiera, spirituale, che io guardo loro, che io sento loro, ho un approccio a loro, ricevo dalla loro narrazione, come io trasferisco me stesso alla situazione, alla condizione che io ho, sto parlando e o lo vedo tutto come la mia neshama, la mia anima, la mia decina di fatto sono io di fatto spirituale a chi mi trova al di fuori di me stesso, cosa è stato proiettato per me, viene rappresentato da me e presentato anche davanti ai miei occhi. Questi sono io spirituale, che io vedo allora così, con là, questo non va bene, questo non va bene, quello mi ha risposto, mi ha fatto, si è fatto. Io ho un approccio allora così, ho un atteggiamento allora in questa forma. Questi sono io però. Come io arrivo alla condizione o alla situazione, io vedo la decina continuamente come la mia interiorità. La mia interiorità. Sì, basta. Con tutte le loro facce, con tutte le relazioni, con tutto quello che c'è, loro proprio mi rappresentano, mi spiegano senza parole il loro comportamento, come io in ogni momento dato mi trovo verso il Bore, quale approccio ho verso il Bore, come mi trovo, quale relazione ho col Bore, scusate, come io blocco me stesso, chiudo me stesso su questa percezione e non molo. E secondo questo vedo come avanzare.